Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel nuovissimo video della recensione del Mi 8 Lite di Xiaomi. Bel telefono, bellissima qualità prezzo, proprio 170 euro per un piccolo gioiellino. Infatti questo Xiaomi, che è elegantissimo, penso sia fino adesso il telefono meno costoso con una qualità così alta che io abbia mai recensito. Ovviamente in base sempre al prezzo. Partiamo dalle caratteristiche al solito tecniche. È un telefono di fascia, in teoria dovrebbe essere bassa, ma io lo collocherei tranquillamente in una fascia media per le caratteristiche che ha. Infatti stiamo parlando di un smartphone che ha, intanto partiamo dalla fotocamera, una fotocamera frontale di 24 megapixel e un'altra fotocamera 10 megapixel più 5 megapixel. Come vengono le foto? Allora, le foto le fa abbastanza bene se il telefono è fermo, quindi comunque se avete una mano ferma, se avete magari un treppiedi, lo appoggiate da qualche parte, bene. Se il telefono tende un pochettino a muoversi, comunque non è tenuto in maniera molto ferma, le foto potrebbero venire leggermente sfocate. Infatti diciamo che col classico modo punta e clicca le foto, ecco, vengono un pochettino più mosse. Per quanto riguarda invece i colori delle foto e le saturazioni, la tonalità eccetera, sono abbastanza buone sia con l'intelligenza artificiale attiva che non. In realtà non cambia molto, l'effetto bokeh non è assolutamente male e ha anche qui la fotocamera, come in tutti ormai gli Xiaomi, la possibilità di essere gestito manualmente, la messa a fuoco eccetera prima dello scatto. Le modifiche vengono tranquillamente istantanee della foto e poi si può procedere appunto a realizzare lo scatto. Cosa ha colpito di più di questo telefono? La batteria. Ovviamente la ricarica è col cavo USB-C rapida e lo smartphone ha una batteria di 3350 mAh se non sbaglio, ma riesce ad avere veramente una durata pazzesca. La ricarica è veloce, da 0 a 100 a telefono spento ci sta circa 2 ore e mezza, proprio cronometrato. Passando invece adesso al display, lato estetica eccetera, troviamo il vetro davanti e il vetro ovviamente dietro, colorazione questa bellissima. Unica pecca, come potete vedere, io non ve lo pulisco, lo potete vedere già qui in controluce, guardate quante impronte rimangono sullo schermo, perché appunto essendo in vetro tende, ecco, a rimanere non poche impronte assolutamente. All'interno ovviamente del pacco è presente una cover, però se uno vuole tenerlo così proprio per ammirare la bellezza, deve appunto avere l'accortezza di pulirlo spesso. Fotocamera posta in questa posizione, una posizione che era classica per quando uscì insomma questo telefono. Abbiamo anche lo sblocco con le impronte digitali che funziona abbastanza bene, non c'è pericolo di scomodità, infatti è perfetto assolutamente per l'impronta, per lo spazio appunto dell'impronta. Vi faccio vedere lo sblocco. Ok, istantaneo, io appoggio il dito e lui si sblocca. Funziona quindi benissimo. È un display LCD IPS, è un 1080x2280 pixel, un IPS, 16 milioni di colori. Come gestisce i colori? I colori vengono gestiti molto bene, ma una pecca per quanto riguarda invece i neri, che tende un po' a scurirli, appunto dipende come posizionate il telefono, se è leggermente spostato si tende a vedere un grigino, quindi non perfetto sui neri. Quanto riguarda l'uso quotidiano, le prestazioni nel normale, abbiamo un Instagram abbastanza veloce come le gesture, d'altronde molto reattive, c'è qualche lag nel momento in cui si va ad aprire e a chiudere le varie app, quindi se faccio un passaggio da un'altra c'è questo punto, questo problema, questi lag che magari per chi si accontenta vanno bene, ma chi ha un occhio un pochettino più esperto comunque non sopporta questi lag visivi, ovviamente si notano subito. Altra cosa su Instagram
Anche qui solito problema con moltissimi telefoni, Instagram e Xiaomi probabilmente, o comunque questi telefoni di fascia media o bassa, non vanno per niente d'accordo. Infatti nelle storie ci sono dei lag pazzeschi, vanno a scatti, a volte l'audio è fuori sincro, ma non dipende solo da Instagram, dipende secondo me dalla combinazione della versione di Android e da Instagram, appunto, che non si riesce a ottimizzare al meglio. Tutte le foto, tutte queste brevi storie, questi brevi video ovviamente li trovate sul mio Instagram, che è in descrizione, nella cartella apposita, nel contenuto in evidenza appositi, nel con scritto Mi 8 Lite. Il contenuto sarà disponibile come al solito per circa un mese. Passiamo alla parte gaming, perché a chiunque piace giocare, solite due prove con gioco leggero, quello classico su Subway Surf che io ormai porto in tutti i miei video. Si gioca tranquillamente, non ci sono lag, si muove tranquillamente come vi sto facendo vedere appunto in questo video, in questo momento, entrambe le direzioni va bene. Quando andiamo invece ad aprire un gioco magari come Asphalt 9, che è appunto un gioco sicuramente più pesante, abbiamo dei problemi intanto nel caricamento, che ovviamente è più lento, e inoltre li abbiamo appunto, come dicevo prima, nella gestione dei colori, in quanto essendo un gioco dove prevale comunque il contrasto, comunque i colori scuri eccetera, non vengono gestiti appunto al meglio. Si può notare magari nelle scene, nelle corse magari più notturne, quindi comunque è sempre quello un problema. Ma nel game, comunque nel giocare, ma a parte il caricamento e appunto la gestione di questo tipo di colore, il gioco purtroppo non è fluidissimo. Questo ovviamente è dovuto alla pesantezza del gioco, quindi se vi aspettate sicuramente una corsa fluida, non è questo il caso assolutamente. Per quanto invece riguarda le reti, sia il 4G funziona benissimo, è un telefono dual SIM, la rete wifi dual band funziona anche benissimo, nessun tipo di problema sotto questo punto di vista. Il problema nasce nel momento in cui vogliamo mettere magari una doppia SIM, c'è il fatto che la micro SD viene sacrificata, perché appunto lo slot è quello. Buona la gestione dell'audio, si sente abbastanza bene l'audio in chiamata, sia l'audio con la musica. Adesso ve lo farò vedere al solito su YouTube. Un po' meno i video su YouTube, vengono gestiti male, non viene riconosciuto a volte l'HDR. Sono comunque problemi secondo me che andranno risolti tramite un aggiornamento, potrebbe essere anche di no. Rimanendo sullo schermo, e poi faccio sentire l'audio, lo schermo gestisce la luminosità abbastanza bene, la luminosità automatica riesce a interagire perfettamente col livello giusto della luminosità, non ci sono problemi fuori, sì, lo schermo comunque al sole si continua a vedere in maniera discreta, comunque soddisfacente per il rapporto qualità-prezzo di questo telefono. Adesso come al solito andiamo nella sezione non copyright sound per farvi sentire una canzone e farvi valutare l'audio. Ok, questo è l'audio al massimo, non è fortissimo, ma per me ha un audio soddisfacente, inoltre ha dei bassi niente male, e con le cuffie ovviamente si sente meglio, cuffie che non hanno il cavo jack, questa potrebbe essere una pecca per alcuni di voi, non hanno il cavo jack e hanno un adattatore. Le mie considerazioni finali su questo telefono: è un telefono che merita, sì, perché appunto a questo prezzo, cioè sono 170 euro su Amazon, il link è in descrizione. E questo per 180 euro io credo non ci sia, o forse adesso sì, in realtà c'è qualche telefono con queste qualità, sia estetiche sia appunto di caratteristiche a livello software, hardware, con questa capacità nel quotidiano ottimale, la definirei così, perché comunque se si va a cercare un telefono ovviamente di fascia alta, questo non lo è, ma se andiamo a cercare un telefono che nel quotidiano ci dia delle ottime prestazioni, secondo me questo lo è. Certo, c'è ovviamente qualcosa da migliorare nelle foto, quella secondo me è una grande pecca, avere questi problemi in alcune foto, ma ripeto, è solo in occasione di luce scarsa, se il telefono è mosso,
Non è sempre, poi comunque si può regolare bene, come ho detto prima, la gestione nella parte manuale della fotografia, quindi è ottimo, è un ottimo modo. Selfie vengono benissimo, l'effetto bokeh non è assolutamente male. Non è perfetto, ma ripeto, è un telefono che nasce come telefono di fascia bassa, ma che io reputo un telefono assolutamente di fascia media. Quindi consigliatissimo assolutamente per chi cerca un telefono come secondo telefono, per esempio, io prenderei assolutamente, io in primis non userei questo, perché ne vale assolutamente la pena. Io ringrazio tantissimo Xiaomi per aver fornito questo sample per il video, ringrazio tantissimo voi che avete guardato questo video, al solito vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, i commenti e lasciate like, e inoltre in descrizione vi ricordo che c'è sia il link di acquisto sia il link per il mio social Instagram, dove appunto metto le foto scattate con questo. Per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.